Abbiamo poi il dizionario dello snobismo, eccolo qui. Questo è concepito come un vero e proprio dizionario, cioè per lemmi, per voci, ed è stato scritto, in realtà mai pubblicato in Italia, è stato scritto nel 58, ma non ha mai perso niente della sua attualità, perché questi sine nobilitate, questi snob che vogliono entrare a far parte di mondi che sono loro preclusi, la nobiltà, l'aristocrazia, il gotha dei ricchi, eccetera, eccetera, oppure degli intellettuali, hanno dei comportamenti che non cambiano nel corso degli anni. Si rivolge anche al mondo dell'arte e al mondo della plutocrazia internazionale. È un libro molto, molto Amaro, divertente. direi anche, perché c'è da Amaro a posteriori, preoccuparsi mentre lo pure. si legge, è diciamo dolce in bocca e amaro dopo che uno l'ha. L'ha finito. L'ha finito come l'Apocalisse.